volevo raccontarvi una cosa che magari lui riprenderà, e cioè che mi sembra che addirittura ci sia stato qualche truffatore online che in tempi recenti ha osato spacciarsi proprio. Ah, lo salviamo. Datemi solo tempo di capire dove è una presa elettrica. E da quello che ho capito c'era qualcuno che andava su certi siti e si vedeva comparire una videata dove c'era una falsificazione. È stato buono perché ha detto certi siti, è bellissimo. Erano siti porno. Però... ma adesso c'è anche sugli altri. Anche sugli altri. La fregatura è che chi è andato su siti normali a distanza di tempo passa per un porco anche se non è stato. Questi mi avete terrorizzati, che si trovavano in una scritta con il loro logo, diceva: se vuoi, cioè, stai attento perché ti apriamo un procedimento, a meno che tu non vai a comprare una scheda telefono, non paghi 100 euro. Poi è successo che è venuto fuori anche quella dei carabinieri a 50 euro. Cavolo, un dumping con lo sconto concorrenza sleale. Abbiamo pensato di informare l'antitrust perché appunto sono e ci cascavano. Ma la tragedia è che la gente si è caduta, e si è caduta come si suol dire con tutte le scarpe, nel senso che è drammatico. Uno accende il proprio personal computer, si trova la videata, guardia di finanza, per un periodo siamo stati leader assoluti, una sorta di monopolio, come la FIP di una volta, e che c'eravamo solo noi. Poi sono saltati fuori quelli della concorrenza, ci hanno rovinato. A livello internazionale, questo è il senso della globalizzazione, perché c'è gente che ha avuto, ha visto lo stesso medesimo contenuto, anche se rivisitato graficamente, con l'indicazione della polizia postale, poi del Centro Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, poi sono saltati fuori i carabinieri a 50 euro, e questa è una cosa che fa veramente sgradevole, devo dire, è l'elemento che maggiormente ci ha turbato. Poi è saltato fuori, no, a fare gli sconti, capisco che è un periodaccio, in quello può darsi che abbiano immaginato il fatto di dire: veda, noi che ti facciamo solo 50 euro. Ma la cosa più bella è che mi è capitato in ufficio di rispondere, ho fatto per anni anche a centrale inizio del mio reparto, rispondo, è bellissimo perché quando rispondo al telefono cerco di essere il più chiaro possibile, mi piace fare il divulgatore, cerco di parlare nella maniera più commestibile anche per chi non ha trascorsi di carattere tecnologico, giuridico o altro. Dopo che ho cercato di diradare qualsivoglia dubbio sui fronti più diversi, dall'altra parte sento una voce che mi chiama molto timida e mi dice: guardi, non se l'abbia male, dice, però dato che ho capito tutto, temo che lei non capisca niente. Mi può passare uno un po' più competente di quelli che parlano difficile? E io mi sentivo crollare il mondo sulla testa, dice: ma ce l'ho messa tutta per farti capire come risolvere il tuo problema? Dice: no, guardi, apprezzo la sua buona volontà, però gli esperti parlano in tutt'altra maniera. E uno rimane sbigottito. Allora, a fronte di questo, mi sono beccato alcune telefonate, non metto i bip perché sennò non ci si rende conto di quello che era il pathos della situazione, dicendo: senta, brutto stronzo, io 100 euro glielo ho mandati, vuol farmi funzionare questa minchia di computer, visto che sono 3 giorni che vi ho pagato. E quindi si è verificato anche questo. Devo dire, ho un assortimento di nemmeno Gianni Ippoliti o indietro nel tempo Nanni Loi avrebbe avuto modo di ricostruire con una candid telefonica di questo tipo. Ce n'è di più, ne vedremo una in questa circostanza, perché sono nate nuove modalità per poter rubare l'identità alla gente, fregare i dati, e devo dire che ho avuto la fortuna in maniera proprio personale di saggiare un nuovo modo per poter carpire i dati senza dover costringere ad andare su un determinato sito. Però naturalmente daremo in questa circostanza priorità al phishing, perché naturalmente è nel titolo. Anche qui di nuovo, non ho ancora attaccato perché non si vedeva assolutamente una stufa, chiedo scusa, ma sono un po' ritornato perché sono stato a pranzo, i miei colleghi hanno fatto una fatto ubriacare in maniera molesta, dire. Ogni tanto sono anche dei miei colleghi che mi vogliono bene, capita, anch'io sono una razza protetta, quindi ho degli volontari estimatori e degli amici soprattutto, e questa è una cosa che mi conforta. Sono anche un po' masochisti perché sono rimasti a sentire, questa è la cosa più grave, no? La cosa che maggiormente mi preoccupa, che sono rimasti a sentire le stupidaggini che dico, non bastandomi quelli che hanno sentito nel tempo in circostanze differenti
in cui abbiamo avuto modo di lavorare assieme. Allora anche qui il titolo, di nuovo, Lina Bermuda non me ne voglia, il titolo è frastornante, siamo di nuovo, furti, ci vanno 2 ore solo per il titolo, quindi chiederò scusa se il mio intervento dura 2 ore e 20 minuti, perché 20 minuti di intervento, 2 ore per leggere il titolo. Furti in fishing, tutto online, grazie a fare dei criminali indagano al cittadino. Ok, ce l'abbiamo fatta, possiamo cominciare. Partono i 20 minuti. Allora, parliamo di soggetti che sono capaci di immedesimarsi in qualcun altro. Per poterlo fare, e noi qua parliamo di dati personali, quindi focalizziamo l'attenzione su quello che è l'elemento maggiormente strumentale. Lo fanno utilizzando dei sistemi che sono estremamente efficaci, che ormai sono collaudati, che sono migliorati nel tempo. C'è un'applicazione a queste metodologie di quello che è la filosofia dei sistemi esperti dell'intelligenza artificiale. Due aree dell'informatica in cui i sistemi, si dice, autoapprendono, vale a dire migliorano man mano che vengono utilizzati. C'era già il vino che migliorava col tempo. Devo dire che anche i sistemi informatici fanno la loro parte senza controindicazioni di carattere etico. Allora, primo step, abbiamo il phishing. Il phishing è ormai noto a tutti. Non forse in questa versione, devo dire che se facciamo attenzione, il phishing ha sempre delle controindicazioni, il fatto di andare a pesca è sicuramente determinante. Secondo step, il farming. Avete mai sentito parlare di farming? Farmacos significa non solo farmaco ma anche veleno, quindi dovremmo, d'altronde c'è sempre un foglietto delle controindicazioni, il famoso bugiardino. Esiste una posologia, se si abusa si rischia di farsi del male e quindi si rischia l'avvelenamento. Parleremo materialmente di avvelenamento, perché il phishing, una volta che la gente ha maturato gli anticorpi per poter reagire ad una minaccia di quel tipo, ha istigato i criminali a trovare delle soluzioni nuove. Forming, c'è una fantasia bestiale, il termine è totalmente mio, se è una minchiata potete dirlo, anche per... Alzi la mano chi dice una minchiata, alzi la mano chi dice una minchiata. Ok, è una minchiata. Allora, forming, perché form in inglese sta per modulo. Ok. Phishing, che non è il collega di lavoro un pochino subdolo che striscia quando viene richiamato e quindi che ha fatto dell'adulazione il proprio, la propria filosofia di vita, no, non è cose che guardano la lucidità. Ma riguarda il telefono, qua c'è una revisione di un famoso quadro in cui, a parte lo sguardo che è volto verso la consorte ha, come non ha invece nell'originale, un apparato telefonico mobile. Allora, dalla... aspettate, non piace la corrente elettrica. Mi ci manca che si spenga, poi cosa leggo? Io quando vedo quelli che leggono mi sento male. Perché oggi non sono i capelli occhiali, quindi anche volendo dovrei metto il foglio là in fondo, perché da lontano ci vedo benissimo. È una cosa che è contro la privacy, perché gli faccio fatti degli altri, ma giuro non lo faccio apposta, non è premeditato, è soltanto ipermetropia si chiama, che non è prevista né dalla 675, né dalla 196, né dal DPR 318, né dalle varie modifiche intervenute, nelle famose successive modificazioni, ci vedo solo più in là, non è che ci vedo lungo, devo ho finito fra l'altro anche le braccia, quindi non devo trovare modo che mi tenga il foglio fermo dall'altra parte. Ok, questa pettinatura ci fa capire che parliamo di phishing. Parliamo di phishing e a questo punto, se noi andiamo a classificare, ho scelto 2 vie, io sono un appassionato di etimologia, ho fatto benino liceo classico, non mi è servito neanche nella vita, nel senso che mi è servito per me, ma essere bravi non funziona, non posso garantire. Allora, noi siamo abituati a classificare la pesca in ragione, ad esempio, del pesce che andiamo a prendere. E quindi facciamo un esempio banale, la pesca al tonno. Ok? Se vale questo principio, noi andiamo a pescare delle password, password più phishing tira fuori la parola phishing, scritta col PH per mantenere la fonia della F. Ok? Ma se non andiamo a classificare il tipo di pesce che si vuole andare a prendere, magari facciamo riferimento a quello che possa essere l'ambiente in cui diamo luogo a questa attività sportiva. Ci può essere chi fa la pesca d'altura, la pesca al lago, la pesca alla praia, cioè ognuno avrà una tipologia. E allora a questo punto password non funziona più perché è l'oggetto della pesca. Qual è l'ambiente? L'ambiente è quello del mondo della telefonia, perché comunque internet si muove sulle stesse dorsali, sulla stessa spina
dorsale sul tessuto connettivo, che era quello delle comunicazioni in fonia di un tempo. Conseguentemente, per tirare fuori la parola phishing, scritto col PH, e mantenere phishing, che significa pescare, avremo phone più phishing e viene fuori la parola phishing. Okay? Questo spiega per quale motivo si dice phishing, e se qualcuno, in maniera un po' bizzarra, dice phishing, siete liberi di utilizzare una versione, di una traduzione, diciamo, non proprio letterale, e poterlo fare il phishing contro la gamba della persona che dice quello. A fronte di questa, che può essere soltanto un problema anche di dizione, nessuno perché deve fare questa criminologia, vediamo quali sono i personaggi sul palcoscenico. Ce ne sono tre. Sono tre personaggi, tre, mi diceva buon'anima di Mai Buongiorno. Questi personaggi sono in sequenza: il fisher, cioè il pescatore, quello che deve bidonare, quello che deve tirare il pacco, il titolare di un conto corrente online, ma da soli non bastano, perché il fishing ha anche un terzo soggetto, l'aspirante collaboratore. Vedremo che senza questo soggetto non si combina nulla. Allora, vediamo la dinamica. Cominciamo praticamente a sbullonare materialmente questo fenomeno e cerchiamo di capire come funziona. Primo passaggio: il fisher, quindi il soggetto che deve mandare la mail, che cosa fa? Manda questo messaggio di posta elettronica a una potenziale vittima in maniera indiscriminata, anche a persone che pur cascandoci non danno beneficio, ma se io ne mando 50.000, magari 100 che ci cascano, ne troverò di 50.000, 1.000 che sono potenzialmente vittime perché hanno il conto di quello che io gli sto chiedendo. E in mezzo a questi magari un 5-10% ci cade, l'informazione me le dà. Gli mando quelle cose dicendo: collegati alla tua banca, la tua password è scaduta, il tuo conto non è in ordine, qualcuno è entrato abusivamente e controlla, fammi anche ridigitare i dati, c'è una varietà incredibile, inizialmente scritti in maniera sotto un profilo meramente così grammaticale, non corretto. Poi hanno fatto anche loro le scuole, quindi una sorta di ceppo del crimine che ha insegnato a scrivere in italiano anche ai rumeni che facevano questi scherzi, oppure le persone dell'est europeo. E quindi le mail sono diventate abbastanza credibili. L'utente fa clic e naturalmente viene catapultato su un sito che non è quello della banca di cui normalmente si serviva, o meglio, ci somiglia. Quindi la persona inserisce le credenziali, perché naturalmente gli viene chiesto: digitami il tuo nome di utente e dammi la parola chiave. Automaticamente queste informazioni, che sono finite su un falso sito della banca, vengono trasferite al computer del phisher. Ok? Quindi il phisher accumula poco alla volta parole chiave. Tant'è che la prima raccomandazione che veniva fatta nel caso in cui si parli di phishing era quello di dire: se involontariamente sei accorto che hai mandato le tue parole chiave a un destinatario che non era quello che tu avresti pensato che fosse, a una persona a cui tu non volevi rifilare tutti i tuoi segreti, bene, allora cosa fai? Cambia immediatamente la serratura. Vale il principio di quello che perde le chiavi di casa: va immediatamente alla ferramenta, cambia il blocchetto e a quel punto, anche se le sue chiavi sono in giro, nessuno può più entrare. Ok? Questo valeva finché non sono nati i keylogger, perché io poi dopo cambio la password e quindi impedisco a quelli di venire, ma se c'è un keylogger sopra, cioè questo strumento, hardware o software che sia, abbiamo visto quello hardware prima, le mie informazioni, man mano che vengono digitate, dunque vengono spedite a quello che è il bandito e quindi a poco mi serve. Ma riferendoci al phishing, poteva essere ed è una soluzione ottimale. Allora, una volta che il phisher ha cominciato ad accumulare un po' di password, non può entrare sul vostro conto, rubarvi i soldi e scappare, perché viene preso. Questi soldi, se li manda sul suo conto, vengono rintracciati e lui viene preso. Che cosa fa? Manda delle mail dicendo: vuoi lavorare con me a tempo perso da casa, poche ore ti do, 500 euro minimo, 1000 euro al mese, puoi guadagnare anche 3000 euro al mese a seconda di quanti lavori farai per noi. Noi siamo una società di carattere finanziario e ti chiederemo soltanto di fare delle operazioni parabancarie, vale a dire ti manderemo dei soldi, tu li dovrai prendere, ti tieni la provvigione e li rimandi ai nostri clienti. I clienti sono persone che hanno l'azienda che deve fare il nero. Abbiamo clienti che devono tenere dei soldi nascosti alla moglie. Io ricordo che in moltissime amministrazioni pubbliche, quando ci fu l'accredito in conto corrente dello stipendio, cominciarono a sentirsi male perché alla moglie dichiaravano, non è che si dichiarano solo le basi andate al fisco, anche alle mogli le raccontavano. Quindi anche la lavoratore dipendente ci ha sempre provato, in maniera diversa, l'interlocutore non era al fisco ma era la consorte. Quando hanno passato anche gli straordinari e i cosiddetti emolumenti accessori, una tragedia. Adesso cosa facciamo? Quindi,
La solidarietà del pensionato, dello studente che c'era, se questo deve, deve andare al bar con gli amici o chiedere averci due soldi di sfriso perché non aiutarlo, in più mi pagano, quindi la gente si rendeva disponibile e quindi a fronte di un'offerta di lavoro l'aspirante collaboratore finanziario, questa è la dizione impiegata, eccomi, sono pronto, qua ci sono le mie coordinate bancarie, intanto devo solo ricevere, non è che li portano via dal mio conto, quindi posso fidarmi tranquillamente, devono fare un bonifico. Allora il Fisher recupera le password che ha accumulato e automaticamente comincia ad andare sui singoli conti, entra sul conto, si impossessa con estrema facilità, accede a tutte quelle che sono le funzioni che sono rese disponibili al titolare di quel conto corrente e a quel punto fa un bonifico. A chi lo manda? All'aspirante collaboratore finanziario. Lui ufficialmente non c'è mai, lui entra al posto del titolare del conto e manda i soldi al collaboratore finanziario. Il collaboratore finanziario dovrà poi farsi cura di proseguire materialmente questa catena e per fargli fare le cose gli si mandano le istruzioni, devi fare in questo modo. E quindi il collaboratore, contento, va alla banca e dice sono qua, è stato fatto per me un versamento, vorrei in pratica mantenere di quella somma, poi somme piccole naturalmente, poi anzi si abbasseranno con i limiti antiriciclati, non devo prendere i 1.500 euro che ho preso, i 2.000 euro, i 3.000 euro, ne prendo soltanto, che so, di 3.000, 2.008 perché mi posso tenere 200 euro per il disturbo, prendo i 2.008 in contanti, vado a questo punto. Una volta che ho ricevuto il denaro, vado da Western Union, da Monogram o da un altro operatore di money transfer, gli porto materialmente il denaro e faccio un versamento a un soggetto per me sconosciuto che dall'altra parte del mondo ritira la somma. Ok? Ci sono poi conseguenze per il soggetto che ha ritirato la somma, cioè che ha preso i soldi dal proprio conto, perché non è tanto un problema della legge antiriciclaggio, è che parliamo di riciclaggio, perché questo denaro ha provenienza illecita. Quindi moltissime persone, pensionati, studenti o altro, sono trovati in guai infiniti solo per aver fatto una leggerezza di questo tipo. Abbiamo parlato del phishing. Questa simpatica bambina che ha deciso di liberarsi della sorella, e la vedete con quel flaconcino di veleno con cui decide di addolcire, come quelli che fanno i cocktail e mettono lo zucchero, e devo dire, lei sulla tazzina, nel giocare con le tazzine come fanno tante bimbe, pensa bene di andare a metterci il veleno. Parliamo di farming. Farming è un termine cugino del phishing, però basato su un altro principio, che è quello del, mi ha detto qua pharmacos o pharmacy, che significa comunque, pensate che il farmaco si chiama drug in inglese, quindi non è necessariamente solo un medicinale, ma può essere anche qualcosa di diverso. E quindi pharmacy più phishing ci dà farming. Vediamo quali sono i personaggi sul palcoscenico. L'aspirante lavoratrice a domicilio, il titolare del conto online e il farmer. Alla fine sono sempre gli stessi tre. Quando la gente capitava sui siti di phishing, abbiamo insegnato con tantissima fatica.